Eder, Mech, Pallister. Da fonti attendibili abbiamo saputo che sono stati ritrovati dei frammenti organici riconducibili al sangue e un cappello scuro mosso che potrebbe essere tranquillamente un cappello di Mara. Nel portabagagli. Sì, per quello che so io si era nel portabagagli. Il sudamericano proprietario della Punta Rossa disse di averla prestata a Cosimo 2 giorni dopo la scomparsa di Mara, invece a quanto pare non era vero. Anche nei suoi confronti si crea un contraddittorio, ovvero che da una parte si dice che quella macchina è stata usata quella notte, lui affermi che quella macchina invece lui l'ha affidata soltanto il 10 marzo. Mi chiedo dove sia la verità in tutto questo guazzabuglio di persone che dichiarano una cosa e l'altro le smentisce o altri le smentiscono. Poi un altro mistero: su WhatsApp era apparso un logo rappresentante una fenice. Attualmente l'unica stranezza che ho potuto notare è che il logo di WhatsApp della fenice che è comparso la mattina dell'8 marzo, ecco, il logo è scomparso. Ma Mara la stanno ancora cercando? Che io sappia assolutamente no, e questa cosa mi lascia molta amarezza, con uno strascico che ormai dura dall'inizio di marzo, quando io e i familiari di Mara sollecitavamo continuamente i carabinieri affinché fossero fatte delle ricerche sul territorio per trovarla appunto o viva o morta. Voglio dire, personalmente penso che sia stato fatto ben poco in questa direzione, a parte quel famoso giorno con i droni, con i cani e via dicendo. Io sono convintissimo che Mara quella notte o quella mattina sia stata uccisa. Lo sono fondamentalmente per il rapporto che ha con nostra figlia, per cui mai sarebbe scomparsa così volontariamente, assolutamente. Sono passati più di 4 mesi, Mara è stata uccisa quella notte, il suo cadavere occultato, e aspettiamo che davvero gli inquirenti ci permettano di fare un po' di giustizia. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.